Allora, signori, penso che questa sarà la più brutta recensione da quando ho tirato fuori il canale. Sicuramente è una recensione fatta così di getto, quindi perdonatemi la qualità. Apparentemente non si vedrà niente in certi frangenti, ma poi a un certo punto spunteranno le luci perché sono in macchina e sto tornando da una cena. E a proposito di cena, la recensione di questo video parla di una serie che è stata messa a disposizione di coloro che hanno la piattaforma Disney Plus e che tratta appunto materia dei ristoranti. Non so quanti di voi l'abbiano vista, è del materiale extra perché in buona sostanza io mi occupo di roba nostalgica, di roba un po' anni 80, anni 90 per chi conosce il mio canale. E invece questa è degli ultimi tempi, ma tendenzialmente è una serie che mi ha incuriosito, mi ha fatto un po' incazzare, però poi ho valutato tante tante cose buone e che vanno tutte quante poi alla fine nel creare praticamente lo score finale. Avevo visto, ero reduce da due stagioni di The Bear, serie creata dal bravissimo Christopher Storer, con Jeremy Allen White protagonista e un nutrito manipolo di attori che hanno poi fatto diventare questa serie una buonissima serie che tratta appunto materia di ristoranti, ma soprattutto materia di persone, le persone che vivono l'ambiente della ristorazione e che soffrono con esso a seconda di ciò che gli capita. Sono persone che comunque devono affrontare anche le loro problematiche quotidiane, che devono guardarsi allo specchio, che devono avere a che fare con gente che si occupa della stessa tematica, quindi con gente della ristorazione e con colleghi che chiaramente sono diversi l'uno dall'altro. Jeremy Allen White, che interpreta Carmine, il protagonista praticamente principale della nostra storia, nelle prime due stagioni trasforma quello che è inizialmente il The Beef, un locale dove vengono praticamente tirati fuori soltanto panini fatti in maniera molto artigianale, che vanno tantissimo forte in una Chicago protagonista assoluta della storia di giorno e di notte, e che l'ambiente che si forma all'interno di questo The Beef, di questo posto, praticamente di questo fast food che fa anche qualche cosina di pasticceria, ma che non ha bene un'identità sua, deve diventare qualcos'altro. E appunto nella seconda stagione il The Beef diventa The Bear, il nome che dà a questa serie creata appunto da Christopher Storer. Se nella prima stagione la cosa non mi aveva fatto impazzire perché l'ambiente era fastidioso, perché le urla erano tante, perché non si capiva tanto di che cosa volessero fare, c'erano puntate iniziali interminabili dove questi si urlano addosso e si crea uno stato d'ansia che poi sta alla base di questa serie, ma lo capisci soltanto poi con il tempo. Non è una serie fondamentalmente da binge watching, ma è una serie che può essere facilmente affrontata anche in pochissimo tempo. Disney mette a disposizione una decina di episodi per stagione, episodi che non durano però oltre i 40-45 minuti, alcuni addirittura stanno sotto la mezz'ora, e quindi è una serie facilmente fruibile per coloro che vogliono godersi una serata senza troppo impegno, perché bisogna calarsi nel mondo della ristorazione, in un mondo frenetico che va a 2000, e quindi si entra in un mondo dove si ha la necessità di empatizzare con questi protagonisti. Avevo fatto l'estate scorsa un video riguardante le prime due stagioni di The Bear. Questo video invece fa un focus sulla terza stagione.
quindi bando alle ciance, e se volete iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere sempre aggiornati. Ricordo che potete sostenere il mio lavoro tramite super grazie, anche se faccio dei video di merda come questo, ma faccio anche di meglio, perché poi c'ho il mio piccolo studio, quindi sicuramente se andate a vedere altri video potete vedere anche la mia postazione, che è sicuramente un pochettino meglio di questa, dato che sono in macchina e a fare un video mentre passo durante una festa locale di scurcola marsicana. Ecco, poi andate a vedere sulla mappa dove si trova la scurcola marsicana per chi non lo sa, se vi interessa. E niente, bando alle ciance, sigla. Allora, De Beer 3, quanto la potevo attendere io, la parte terza? Abbastanza, dato che la seconda stagione, a differenza della prima, mi aveva esaltato, perché la prima mi aveva molto, molto, molto infastidito. Assieme a mia moglie, ce la siamo vista insieme, e avevo una grande difficoltà a dire, ma come farò ad affrontare una seconda stagione se la prima la sto odiando? Ragazzi, la seconda stagione di The Bear è qualcosa di strepitoso. È un'evoluzione molto veloce e repentina, che a differenza della prima, dove si scannano a vicenda per praticamente per tutta la serie, la seconda stagione mi aveva letteralmente entusiasmato, dato che ci sono tantissimi cambi, ci sono i personaggi che prendono le loro strade, si prendono decisioni importanti, si dà un significato alla loro vita dedicata alla ristorazione, per arrivare poi a concepire il The Bear, questo ristorante che punta al gourmet, punta all'eccellenza, punta ad avere una stella Michelin, e che tutto quanto si andrà poi a concretizzare nella terza stagione. La seconda stagione terminava con importante, non cliffhanger, ma comunque sia con un punto in sospeso che mi aveva molto toccato le mie corde, perché il protagonista Carmi gli succede una cosa molto importante, soprattutto per la sua vita extra lavorativa, dove c'è una ragazza, e quindi volevo sapere come si sarebbe evoluta questa storia. Ovviamente io sto facendo una recensione no spoiler, perché se ci tenete andate a recuperare questa serie, perché è sicuramente molto molto bella da un punto di vista del montaggio, della fotografia, dei dialoghi, dell'empatia che si ha con i protagonisti, quindi delle performance degli attori. Funziona davvero davvero tanto tanto bene. Però la terza stagione mi ha deluso fortemente. Questo lo dico perché, si può dire perché, la terza stagione sembra sia l'inizio di un nuovo percorso, un percorso che dovrà necessariamente continuare con una quarta stagione, della quale si sa ben poco, molto poco. Sappiamo soltanto che ci sarà, dato che la stagione 3 termina con un to be continued, che ci fa presagire che tutto quello che tu hai atteso nella terza stagione si metterà in pratica soltanto con una quarta stagione. Che poi dire stagioni è anche sbagliato, perché The Bear andrebbe tagliata in parti, dato che la stagione 3 si presenta come terza parte. Il The Bear, che ormai alla termine della seconda stagione apre ufficialmente i battenti come ristorante gourmet nella Chicago degli anni attuali, e deve mettersi in scia dei grandi ristoranti e dei grandi chef che ne fanno parte. Chicago, per non so quanti di voi lo sanno, ma comunque è una delle maggiori città con la migliore ristorazione negli Stati Uniti, oltre anche quella di New York. E quindi Chicago è un po' un punto di riferimento, un punto nevralgico per il gourmet statunitense, che chiaramente rivisita tanto la cucina italiana. C'è uno studio approfondito, si parla di roba come che ne so, la gricia, i cannelloni, i ravioloni, si parla di spaghettata nel vero termine della parola, quindi nel vero senso della parola. Quindi c'è tanta 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 tecnica, e
sono splendidi i montaggi che vengono eseguiti per far vedere il progresso dei personaggi e dei piatti che vengono poi creati. Montaggi che fanno un po' una sorta di videoclip, ma che toccano veramente il cuore dello spettatore. Se si ha un minimo di feeling con la videoarte, The Bear soddisfa davvero tutti quanti i desideri di uno spettatore fatto per quel tipo di cinema barra televisione. È davvero uno splendido spettacolo di montaggio, nonché di una colonna sonora sempre all'avanguardia, sempre di primissima lega. E la terza stagione però mi ha deluso, perché è letteralmente, scusate i suoni perché sto camminando su i dossi che ti fanno rallentare, la terza stagione è davvero una delusione, perché è lenta, stanca, annoiata, non vuole evolvere. Ci sono un paio di puntate davvero, davvero filler, che su 10 episodi che potrebbero tranquillamente far evolvere una situazione lasciata in sospeso in maniera molto toccante della seconda stagione, invece non esaudisce i desideri dello spettatore. Come vanno a finire determinate cose, purtroppo non si può godere del proseguo di quegli eventi, e questa cosa mi è dispiaciuta davvero tanto. Oltre al fatto di dire che le interpretazioni sono sempre di primissima fascia, non si vede assolutamente l'evoluzione degli eventi. Il The Bear rimane lì dov'è, sfida comunque sia un tot di serate, un tot di problematiche, succede qualcosa alla protagonista Sid, la ragazza di colore che diventa sous chef e che poi avrà la possibilità di un'evoluzione, ma non vi dico quale. Carmi rimane lì dov'è, e si capisce che il personaggio di Carmi non solo non evolve, ma non gli succede niente che può farlo evolvere. Quindi un po' di volontà sua, un po' di volontà degli eventi, purtroppo non accade praticamente niente a questo protagonista. Come non succede praticamente nulla anche ai personaggi di contorno, ma a partire da quel Ricci che tanto scatenava le diatribe, le acredini, le caciare all'interno della cucina, non gli succede niente di che. Ci sono un paio di eventi interessanti, ma sono molto collaterali all'ambiente del The Bear, perché non sono direttamente interessati loro, ma soltanto le persone che hanno conosciuto durante gli episodi precedenti. Uno su questi è quello del chef interpretato da Olivia Colman, ora mi sfugge il nome, e la quale prenderà una decisione sul suo futuro, sulla sua vita. Non accade quindi nulla di che, tanto per quanto riguarda il solo zio Jimmy, interpretato da Oliver Platt, che attende praticamente un riscontro pecuniario da parte del ristorante, un riscontro che però non arriva, insomma praticamente dei rientri economici che non avvengono e che quindi va un po' in ansia. Ricci che sembra alla fine poter far pace con la sua ex moglie, che lo invita a un matrimonio e che lui ci pensa se ci dovrà andare. Succedono tutte quante cose piuttosto statiche, e quindi The Bear è la stagione 3 è una stagione molto bloccata per quanto riguarda l'evoluzione di personaggi. Questa cosa mi è terribilmente dispiaciuta, perché non dico che ho perso tempo a guardarla, ma dovrò attendere la quarta stagione nella speranza di vedere delle reali evoluzioni. Insomma, praticamente le mie speranze non sono state ricompensate dall'attesa. Quindi, con l'auspicio di vedere una stagione 4 all'altezza della situazione, all'altezza della seconda, che è davvero eccellente come messa in scena, in quanto a tecnica, in quanto ad interpretazioni, mi auguro fortemente che sia superiore di gran lunga alla terza. Per coloro che volessero vedere The Bear, io raccomando ovviamente di cominciare dalla prima stagione, perché è un viaggio introspettivo nelle menti di coloro che si occupano di cucina, ma non solo. È uno spettacolo visivo
dotato di un montaggio pazzesco anche nella terza stagione, è sempre estremamente efficace, quindi da un punto di vista tecnico dà tutto ciò che lo spettatore richiede, ma nella seconda stagione si tocca davvero l'apice e mi auguro fortemente che nella quarta stagione possa tornare a quei livelli qualitativi così alti visti appunto nella stagione 2, ok? Quindi ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate della stagione 3 di The Bear, della serie al completo. Spero che alcuni di voi l'abbiano vista perché è davvero eccezionale, specialmente per quanto riguarda la tecnica utilizzata. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto e noi ci rivediamo in un video. Ah, già, piccolo aggiornamento. Ho deciso di anticipare un pochettino il video retrospettiva del martedì, cioè del giovedì l'ho spostato a martedì, per poi ritornare pian piano ai video due volte alla settimana. Spero di riuscirci nel più breve tempo possibile. Scusatemi, ma sono in vacanza anch'io e chiaramente con i bambini non è assolutamente semplice montare video. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.